Sarà molto impegnativo il dispositivo della ZTL straordinaria prevista per l'America's Cup e presentato stamattina a Palazzo San Giacomo. Anzitutto per il periodo dal 26 marzo al 25 aprile, quindi più ampio rispetto alla settimana delle regate, e poi per l'estensione dell'area sottoposta alle limitazioni della circolazione. Sarà istituita un'area pedonale urbana su via Caracciolo e via Partenope e potenziato il trasporto pubblico nella zona, con un tempo medio di attesa di circa 5 minuti. Saranno inoltre recuperate nuove aree di sosta ed il perimetro interessato verrà esteso nell'area delimitata da Piazza San Nazaro, Corso Vittorio Emanuele, Vico Trinità delle Monache, Via Pasquale Scura, Via Toledo, Piazza Municipio, Via Acton, Via Partenope e Via Caracciolo. Per un mese tutto il traffico di attraversamento che adesso sta su via Caracciolo e su viale Dorn si chiude, perché lì ci sarà l'evento America's Cup. Questo implica che tutta la zona di Chiaia fino a Corso Vittorio Emanuele diventerà una zona dove passeranno naturalmente residenti, carico e scarico, disabili, mezzi di soccorso e naturalmente tanti autobus. Per tutto il mese ci sarà una navetta, l'abbiamo chiamata Chiaia Tender Bus, che andrà continuamente da Piazza San Nazaro a Piazza Municipio, e tutte le linee che attraversano adesso quelle zone via Chiaia, Riviera di Chiaia, saranno potenziate. Abbiamo calcolato che ogni 5-6 minuti passerà un autobus. Poi ci sarà un ulteriore piano di potenziamento nel periodo dei 7 giorni dell'evento, dove tutto di nuovo diventerà ancora più ristretto. Tutta la zona traffico limitato sarà H24. Un grande sforzo per le istituzioni di soggetti coinvolti, quindi, ma ancor più fondamentale sarà l'impegno che si chiederà ai cittadini per facilitare la riuscita dell'operazione e per ottenere risultati positivi per la vita quotidiana della città. È opportuno che in quel periodo anzitutto tutti si convincano che è meglio non utilizzare il veicolo privato. Siccome è previsto un fortissimo incremento del trasporto pubblico, i cittadini dovranno collaborare in questo senso. Cambieranno anche diverse cose, perché pretenderemo e dovremo attuare un controllo rigoroso della sosta, oggi vietata, su alcune arterie importanti come ad esempio Corso Vittorio Emanuele.